Bene ragazzi, oggi Molino della Giovanna ha preparato un impasto con la pala oltregrana, un prodotto alto alveolato, un prodotto che viene fatto con un preimpasto, chiaramente, che viene chiamato biga, messo a riposare per 16-18 ore, il giorno seguente poi rinfrescato, messo a riposare e poi precotto in forno, successivamente abbattuto e poi rigenerato oggi. Quindi è un processo molto, molto lungo ma molto particolare. Volevo precisare che la fase dell'abbattimento è una fase molto interessante perché va a dare più croccantezza e friabilità al prodotto finito. Oggi abbiamo voluto, diciamo così, condire questa pala con un prosciutto pata negra 100% iberico e un roast beef con una crema di gorgonzola appena messa sopra.